Hai mai pensato quale potrebbe essere l'ostacolo più grande tra te e il tuo successo finanziario? In questo video parleremo della psicologia del denaro e imparerai a conoscere meglio te stesso e la tua psicologia del denaro per poter migliorare la tua situazione finanziaria. In particolare vedremo alcuni aspetti come cos'è la psicologia del denaro, perché la psicologia del denaro è importante e poi vedremo quattro modi diversi di come la psicologia del denaro può influenzare il tuo futuro finanziario. Sei pronto? Partiamo! Allora, quando parliamo di psicologia del denaro, intendiamo il comportamento che noi abbiamo con i soldi. Hai capito benissimo, non ti sto parlando di intelligenza o di quanto sei bravo in matematica, ti sto parlando di come ti stai comportando con i soldi che guadagni. E proprio per capire bene la tipologia del comportamento, dobbiamo prima di tutto conoscere noi stessi. Perché conoscendo noi stessi e la nostra psicologia nei confronti del denaro, riusciremo a cambiare il nostro futuro finanziario. E come possiamo farlo? Per esempio tramite dei test di personalità. Ora, di test di personalità ce ne sono veramente tantissimi. Io personalmente ne ho fatto uno e ho individuato diversi punti di forza, come per esempio la capacità di prendere iniziativa. Ma abbiamo visto anche che hai dei bellissimi uffici. Cosa dici se facciamo un giro veloce e facciamo vedere anche gli uffici? E perché no? Piuttosto che anche di buttarmi in un ambiente completamente nuovo e riuscire comunque a cavarmela e a poter costruire qualcosa, così come anche dei punti negativi come la resistenza al cambiamento. Al contrario, io non sono molto resistente al cambiamento, quindi potrei saltare da un progetto all'altro facilmente. Ora che abbiamo capito quanto e perché è importante la psicologia del denaro, andiamo a toccare quattro punti diversi che possono riguardare anche te personalmente e possono aiutarti. Innanzitutto, la categoria spendaccione contro risparmiatore. Ora, non c'è niente di negativo in questi due comportamenti. La cosa negativa potrebbe nascere se la portiamo agli estremi. Quindi se una persona spende tutto quello che guadagna o addirittura più di quello che guadagna, questo ovviamente crea dei problemi e un futuro finanziario molto incerto e pieno di problematiche. Dall'altra parte, un risparmiatore compulsivo che ha come unico valore nella vita quello di risparmiare e far sì che il suo gruzzoletto diventi sempre più grande, potrebbe avere il rischio di non godersi veramente la vita, non essere una persona felice, perché semplicemente andrà a mancare un sacco di opportunità di divertimento, di viaggi, di acquistare delle cose materiali che potrebbero piacerle, oppure di fare delle cose belle insieme alle persone che ama. E l'equilibrio sta sempre in mezzo. Quindi prima di tutto devi capire a quale categoria appartieni e poi trovare il tuo personale equilibrio per non vivere sempre nella paura dell'insicurezza e risparmiare ogni centesimo, e dall'altra parte non vivere solo la giornata e spendere tutti i soldi che hai o addirittura spendere più di quello che guadagni. La seconda cosa che andiamo a toccare è il profilo nerd versus, diciamolo, spirito libero. Il profilo nerd è quello che tiene sempre traccia delle proprie spese. Lo spirito libero invece proprio non ne vuole sapere, lui non guarda i conti, le cose, lui va un po' in base all'impulso e fa le cose che deve fare. Ecco, tu dove ti posizioni esattamente? Sei più un nerd o sei più uno spirito libero? Per esempio, rispetto al concetto di prima, spendere versus risparmiare, io tendenzialmente mi posiziono un po' in mezzo, però più orientato allo spendere. Nello stesso tempo ho deciso comunque che per me risparmio almeno il 10% dei miei guadagni per il fondo pensionistico, piuttosto che per fare degli investimenti, piuttosto che garantirmi una soddisfazione, diciamo, e una sicurezza futura. A livello di nerd versus spirito libero, sono secondo me 60% spirito libero e 40% nerd. Perché?
Perché quando il mio spirito libero comincia un po' a andare fuori controllo, subentra il mio profilo nerd e comincia a segnare nell'applicazione ogni spesa che faccio per capire se le spese che faccio vanno veramente nella direzione di aumentare la mia felicità o al contrario. Il punto numero 3 è la sicurezza o lo status. Tu personalmente cosa scegli? Sei più una persona orientata alla sicurezza, quindi anche il fatto di risparmiare, di pensare di più al domani che all'oggi, ti dà più tranquillità e più sicurezza, oppure sei più una persona che ricerca lo status? Ricercare lo status significa preferire oggi una macchina più bella magari rispetto a una macchina più piccola e di una marca, insomma, magari meno conosciuta, piuttosto che vivere in un appartamento più grande rispetto a un appartamentino più piccolo, piuttosto che farsi un viaggetto un pochino più di lusso rispetto a un viaggetto più low cost. Ecco, una persona che preferisce lo status tendenzialmente magari avrà meno risparmi e vive la vita un pochino più in grande oggi. Una persona che preferisce la sicurezza sarà più orientata al domani e si comporterà in maniera più umile, diciamo, e più riservata magari oggi. Attenzione, non è che uno di questi stati sia meglio dell'altro, non è che preferire la sicurezza allo status sia meglio l'uno dell'altro, assolutamente no. Sono semplicemente due stati diversi, come il colore rosso e il colore verde. Non è che il verde o il rosso sia meglio l'uno per l'altro, semplicemente ci aiuta ad avere più consapevolezza di noi stessi e a trovare l'equilibrio giusto magari tra questi modi di essere e tra questi modi di fare. Il prossimo punto invece è l'influenza della nostra famiglia e dell'infanzia. Nella psicologia del denaro non ci rendiamo conto, ma i comportamenti dei nostri genitori e i modelli che abbiamo visto da piccoli in famiglia hanno influenzato tantissimo il nostro modo di fare le cose. Quindi su questo dobbiamo stare attenti a capire quando il nostro comportamento è magari preso dai nostri genitori e cercare di prendere solo il meglio, quindi gli aspetti positivi, e magari essere un pochino più attenti sulle cose negative. Per cui se nella nostra famiglia i nostri genitori sono stati dei gran risparmiatori, magari impariamo a risparmiare da loro, ma nello stesso tempo se la nostra personalità ci dice di goderci un pochino di più la vita, allora godiamoci la vita per trovare l'equilibrio giusto, perché noi non siamo i nostri genitori e quindi giustamente dobbiamo trovare il nostro personale equilibrio. In conclusione voglio dirti un concetto fondamentale. Ricordati che il denaro non è altro che un amplificatore, non è altro che una lente di ingrandimento di chi siamo noi veramente. Per cui non devi assolutamente evitare la tua natura, devi conoscerti, e se tu sei una persona generosa, con più denaro semplicemente sarai ancora più generosa. Se sei una persona cattiva, con il denaro probabilmente sarai ancora più cattivo, e così via. E l'altra cosa importante che ti chiedo è di farmi sapere se ti è piaciuto questo argomento, se l'hai trovato utile, e quali magari potrebbero essere altri argomenti sulla psicologia, sul denaro e in generale sul successo finanziario che vorresti sentire. Intanto ti voglio consigliare anche di iscriverti al nostro canale se ti piace il video e l'argomento, di lasciarci magari anche un bel like e, perché no, di guardarti anche altri video come quello sugli obiettivi che troverai qui da qualche parte. Ciao!